italiano, di cui Fausto Tesio fu il fondatore, comincia a funzionare nel 1927 con la gestione delle suore comboniane. Karak, un altro ospedale italiano a sud di Amman, poco distante dal Mar Morto, nella zona più povera del paese. Anche qui ci sono le suore comboniane in questo ospedale realizzato dall'ASMI, l'Associazione Nazionale per Soccorrere i Missionari, un ente benefico che sostenne anche l'ospedale di Amman, a cui ha insegnato l'arte del restauro e dell'artigianato con la creazione della scuola di mosaico a Madaba. Cosa significa dunque l'Italia in Giordania oggi? Nel XXI secolo sbocciano i semi di questa lunga storia italiana in questa parte del mondo. L'unità di protesi del Centro di Nostra Signora di Pace è un progetto finanziato dall'Italia. Oggi è un centro all'avanguardia che produce e fornisce protesi per i numerosi profughi siriani colpiti dai bombardamenti incessanti. All'Università di Giordania ci sono oggi circa 400 studenti di lingua e cultura italiana presso la Facoltà di Lingue Straniere in un corso di laurea di italiano, ma anche come lingua opzionale per altri corsi. Sono 1.300 circa in tutta la Giordania gli studenti di italiano, lingua che si studia inoltre anche nelle università di Madaba, Zarqa, Mafraq e Irbid. Anche la Dante Alighieri di Amman, Centro di Cultura Italiana, organizza corsi di lingua per studenti, bambini e adulti, con circa 300 iscritti l'anno. Ho già parlato il francese, mi piace la gente, il paese. E la lingua italiana è una lingua bellissima, di cultura di Dante, di grandi artisti, è una lingua musicale, della cucina, della moda. Tutto questo è sinonimo di qualità. Da padre in figlia, l'amore per la Giordania è continuato anche in Flavia Tesio. Una ricerca antropologica sui beduini e geologica sul deserto Wadi Rum, guidata dall'italiano Edoardo Barzotti von Loverstein, non sono le uniche eredità di Flavia Tesio. Il ristorante di cucina italiana Romero è oggi tra i più noti della città e fu proprio lei ad avviarlo. Oggi l'Italia collabora anche alla creatività giordana con la realizzazione del marchio Joe presentato alla Fashion Week di Amman, frutto di un progetto tra stilisti italiani e giordani finanziato dall'Italia. Sono arrivata in Giordania 16 anni fa e come tante italiane residenti qui ad Amman la mia è stata una immigrazione per amore. E sono convinta che questa presenza della Dante Alighieri qui ad Amman abbia rafforzato l'intesa culturale tra Italia e il Regno di Giordania. Ripercorrendo al contrario gli anni che ho trascorso qui ad Amman, ho visto il volto di questa città trasformarsi, in particolare per quanto riguarda la scena culturale. Infatti direi che sono stata testimone di un grande cambiamento, di una nascita di nuove generazioni di artisti locali e anche di un aumento del numero di fruitori di questi eventi culturali. In particolare da italiana ho seguito le manifestazioni, gli eventi culturali in cui c'è stata presenza di artisti italiani, che è stata anche costante e numerosa in questi anni. Per esempio penso alle diverse edizioni del Festival del Cinema Europeo o alle giornate di cinema italiane che si sono tenute negli anni a Rainbow Theatre, dove i giordani hanno avuto l'opportunità di conoscere artisti nuovi del nostro nuovo cinema italiano come Virzì o Sorrentino. Oppure in ambito musicale gli italiani hanno presentato non solo musica classica e opera, ma anche diversi generi, invitando nomi importanti della scena musicale italiana, per esempio appunto jazzisti e anche autori di musica etnica, e poi a settembre siamo tutti in attesa del concerto di Andrea Bocelli. Ma dove l'Italia lascia il suo segno indelebile è la presenza in città di numerosi locali e ristoranti dove l'enogastronomia italiana rimane quella più apprezzata. Anche la Giordania, devo dire, e i giordani sono
contagiati da questo flusso di Italsimpatia e di amore verso il vivere all'italiana.